Molto bene, molto bene, yeah! Molto bene, molto bene, yeah! Allora, ambasciatore dello yoga della risata, Fabrizio allora. Albertini, oggi ci regala le perle della fotografia e i ricordi di Franco Califfano, fotografato da Fabrizio Albertini. Allora, qui c'è questo specchio tra le mie brame, che un mio carissimo amico mi ha mandato. Specchio tra le mie brame, chi è il miglior fotografo del reame? E lui mette Albertini, che sarei io. Quindi lo buttiamo qua, questa è una poesia che mi ha fatto un mio amico. Molto bene, molto bene, yeah! Molto bene, molto bene, yeah! Terzo passo dello yoga della risata. Dobbiamo parlare di tutti. Qui abbiamo il Massimo Chavarro, abbiamo... Grandi attori dei fotoromanzi, Mal, benissimo, Mal. Certo. Ciao. Abbiamo... La, benissimo, anche lei, fantastica, meravigliosa Dora attrice, Moroni, Dora Moroni. Sì. Insomma, qui Gasparri. Dani, Franco Gasparri, certo, i grandi, grandi. Katiuscia. Qui abbiamo la regina che è la rock, Dani, con Massimo Chavarro. Fantastico, Massimo Chavarro. Quindi... Il tutto adesso ci facciamo una bella risata e raccontiamo, questi sono tutti a colori, mentre l'epoca che parlavamo di Franco Califfano era in bianco e nero, era nel 63, quindi sono passati 50 e passa anni, quindi diciamo che Franco Califfano lavorava tutto il giorno con me e quindi eravamo diventati amici perché facevamo i fotoromanzi insieme. E lui, quando finivamo, mi portava a Bezzito, nella casa che non era la sua, siamo nel 63, era della Boschero, che era una ragazza bellissima di allora e che lavorava ai film in Spagna e quindi lasciava la casa a lui. E quando andavamo a casa a Bezzito, nella macchina, mi faceva portare sempre appresso i flash. Flashiamo e facciamo una bella risata. Risata del flash, notizie flash dello yoga della risata, quarto passo. La lettera a vocalizzo. Si ride, risoterapia. Franco Califfano, ogni volta che mi portava appunto a questa casa su Bezzito, nel tragitto di Via Nazionale e altre cose che facevamo, il passaggio, ad ogni semaforo, lui mi diceva di flashare senza fare le fotografie. Quindi flashavo con il mio bottone e tutta la gente guardava, anche in questa macchina c'era io che facevo le fotografie. Per passare da VIP nel 63, Franco Califfano, nessuno lo conosceva, lui voleva quindi farsi notare. E quindi certo, questo aneddoto è importantissimo, cioè proprio da ridere, che io flashavo e lui si sentiva un divo. Un divo di Hollywood! Quello che poi è diventato, sì, però sì. Lui era all'inizio e quindi ha precorso questa cosa. Certo. Quindi io flashavo e tutta la gente guardava. Prima di arrivare a casa a Bezzito, dove poi c'era la casa della Boschero, e niente, questo è un aneddoto particolare di Franco Califfano. Molto quindi simpatico, quindi hai lavorato con una, insomma, una persona, insomma, un cantante, sì, molto... Parlava di poesie, era un poeta. Era già poeta, e eh? Mi diceva delle poesie, quindi era già poeta. Sì, sì, allora, sì, il suo dono e talento. Grazie Fabrizio! Molto bene! Molto bene, molto bene, yeah! Molto bene, molto bene, yeah! Regalaci la risata del Namaste! Tu ed io siamo uno, Namaste amici del cuore, vi salutiamo! Sorridete, ridete, perle di fotografia, ricordi di Fabrizio Albertini, ambasciatore dello yoga della risata!